Buongiorno a tutti. Allora, questo è un piccolo video per parlarvi di alcuni prodotti che mi stanno piacendo molto. Sono tre prodotti e sono tre prodotti low cost, ma comunque sapete come sono i miei video, cioè sono più le chiacchiere che la ciccia beauty. Se avete visto il Get Ready With Me, mamma come l'ho detto bene. Sapete che questa zella non c'è verso stamattina. Stranamente mio marito mi ha detto che dovrei farmi crescere un pochino i capelli. Lui che mi adora con i capelli corti, ha detto li hai tagliati troppo la volta scorsa e forse un pochino è vero. Lo sapete perché? Perché mi si notano ogni tanto dei buchetti in testa, però dal punto di vista della dermatite mi aiuta molto. Oggi questo orologio mi sta dando il tormento perché mi sembrava strano che lo uso da parecchio e non mi fosse ancora venuto la classica irritazione che viene da questo tipo di apparecchi, soprattutto quando non asciughi bene sotto. Io non mi ricordo se fosse waterproof. Lo tolgo per la doccia, però se devo lavare due piatti, no. Ecco, vabbè, comunque, a parte questo, allora vi parlo di due regali di mia sorella, perché dovete sapere che c'è stato talmente tanto poco tempo quando è venuta per il mio compleanno che io mi ero scordata di farvi vedere una cosa. Allora, prima di tutto parliamo di questo prodotto che è una lozione per il corpo al miele della Lavera. Quindi è tutta bio, tutta. Lei me l'ha portata da quando è andata a Berlino quest'estate e infatti ha tutte le scritte, cioè me lo sono fatto ripetere 40 volte che fosse una lozione corpo da non confondere con delle confezioni simili di doccia, doccia schiuma, ecco. Allora, parliamone. La Lavera fa dei prodotti molto economici. Che mia sorella ha detto addirittura a Berlino te li tirano dietro, nel senso che sono ancora più economici. Non solo il profumo è straordinario, lo sto usando in continuazione. È un idratante ottimo. Non solo si assorbe velocemente, ha un solo difetto. È una crema ricca, ricca nel senso che devi trovare, ne basta così per tutto il corpo, e stiamo parlando del mio di corpo. Io all'inizio mi facevo le braccia bianche perché io ne metto sempre un po', poi faccio così, poi faccio ta 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 e poi inizio dalle gambe a salire. Alla fine arrivavo con le braccia bianche. Ma quante belle cose vi faccio immaginare! E quindi ci ho messo un po' di tempo per cercare la dose giusta, proprio perché è ricca, è molto idratante, è profumata. Non ho parole, non ho parole. Mi è piaciuto veramente tanto. Credo che ci sia anche il latte di. Come si chiama? Dio santo. Sì, l'olio di mandorle dolci, ecco, credo. E il miele. Sì, c'è anche nella foto. E questo è l'INCI. Io spero che qualcosa si veda. Io mi dovrò decidere a comprarmi una videocamera nuova perché se no non andiamo da nessuna parte. Di questo prodotto, che è un altro prodotto, 96% di ingredienti di origine naturale. Ve ne avevo parlato quando ho parlato delle novità in parafarmacia. In poche parole, questa dal nome impronunciabile che è la Joaé è la linea naturale della Lierac. Mi serviva una crema per le mani e ho voluto provare questa. È low cost perché costa sui 5 euro. E voi direte: non è low cost 5 euro una crema mani quando trovo un'altra crema che me ne costa 2,5. Sì, lo so, però a parità di ingredienti e parità di formulazione, queste mani e unghie, anzi, adesso me ne metto un po' che non l'ho ancora messa, ho fatto i mestieri. Guardate com'è densa, è molto molto densa. È una crema che
All'inizio pensavo da usare solo in casa, troppo ricca, ma forse ne avevo già parlato. E invece no, basta anche qui trovare la dose giusta, aspettare e si assorbe immediatamente. Basta trovare la dose giusta. Io sono di quella abituata, mi regolo, come in tutte le cose della mia vita. Faccio fatica a trovare il giusto equilibrio, quindi... non so se ve ne avevo parlato già, forse l'avevo provata, ve ne avevo già parlato. Comunque adesso a distanza di credo più di un mese la sto quasi finendo. Sicuramente penso di ricomprarla, se non la ricompro è solo per una questione che mi piace provare cose nuove, ecco, solo per quello. Che altro vi posso dire? A un inci che non so cosa potreste leggere, ma non credo. Sì, mi sono strappata un pezzo di pelle, non chiedetemi come perché non ne ho la più pallida idea. È una crema nutriente, mani e unghie con antiossidanti e olio di camelia, nutre e ripara. Mi piace tantissimo, indicata per mani secche screpolate, dermatologicamente testata, uso esterno. Mi raccomando, non si mangia. No, 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 no. E tra gli altri regali che mia sorella mi aveva portato, la volta scorsa mi aveva preso la crema notte della Sien, del marchio della Lidl, stavolta mi ha portato la crema giorno. Allora, questa che ho preso, cioè questa che c'è. Allora, Valentina focalizza il discorso. Non ti perdere. C'è una gincana nella mia testa che... Ma Valentino Rossi si divertirebbe assai. Allora, si è parlato molto bene delle creme della Sien. Non ho visto video al riguardo perché se ne parlava bene anche per quanto riguarda gli inci. Io non ne capisco, come si suol dire, una secchia. Quindi non vi so dire in merito a questo. La crema notte, vi avevo già detto che la trovavo particolarmente ricca, anche se in queste settimane non la sto usando, ma mi è venuta utile nelle sere particolarmente. Adesso che arriva proprio il freddo, la testo proprio come si deve. Io comunque ho una pelle mista, una pelle che però con l'età sta cambiando, quindi può darsi che quando arriverà il freddo un po' più importante, che sta già arrivando perché siamo sui 10 gradi, alcuni giorni 8 gradi, di mattina presto, quindi suppongo anche la sera, siano queste le temperature, l'almanacco del giorno. Se avessi un calendario vi direi anche il santo, non ti perdere. Quindi so che molti valutano queste creme che hanno un prezzo irrisorio perché credo che costino meno di 3 euro e mezzo o 4 euro, non ne ho idea. Ottime. Io cioè, ho questa perché so che ce ne sono di altri tipi. Vital dei cream regenerative. È così, io la sto usando da quando me l'ha portata, insomma, da oggi è. Vabbè, questo video lo vedrete tra un paio di giorni, una decina di giorni. Quando è stato il mio compleanno? Non me lo ricordo più, che ne so. Comunque la sto usando da allora e mi sta piacendo molto. A primo acchito mi sono resa conto che stavo facendo lo stesso errore di questa crema, perché dico no, è troppo ricca, queste creme sono troppo ricche per la mia pelle. La prima volta che l'ho messa, dopo un minuto io metto la crema e intanto che ne so, mi giro e mi vado a mettere il deodorante, perché di solito io vi lascio sempre queste cose figurative. La mattina io faccio la doccia, poi esco dalla doccia, la prima cosa che faccio è la crema sulla faccia e poi deodorante, crema corpo e mi vesto alla Brigitte Bardot. E invece vado a toccare la pelle, è completamente assorbita. È
E mi è piaciuta tantissimo. Non so se ha filtri solari dentro, ecco, questo mi interesserebbe saperlo. E la sto usando giornalmente e mi ci trovo veramente bene. Ora, voi sapete, di solito io tendo a spendere un po' in più per le creme. Mi piacciono molto quelle dell'Alierac, ultimamente, insomma, ho sempre preso quelle. Però devo essere sincera, i componenti sicuramente saranno diversi da una crema che ne costa 60, a una crema che costa 3,5 euro, però devo dire la verità che questa crema non è male. Il fatto che abbia la confezione viola mi manda ai pazzi. Quindi questo è quanto, mi sono dilungata in chiacchiere, 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 però so che ad alcuni di voi fa piacere perché c'è anche chi mi scrive, Vale, faccio i servizi e ti ascolto e mi fa piacere, così non mi guardate neanche la faccia. Vabbè, la stupida era oggi, sembro isterica e lo sono. Mi piace perché nel gaslighting with me ho detto non mi preoccupate, non sono isterica. No, 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 lo sono isterica e anche bipolare. Perché da un video all'altro cambio. Vabbè, vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Se avete commenti, se volete qualcosa. No, aspettate che a Melania piace tantissimo. Melania, ci sei? Allora, attivate la campanella, mettete pollice in su, e commentate, commentate, commentate. Questa è la prima volta che lo dico. Alla prossima!